Il risultato mi sembra palese, mi sembra che ti sia, sia stato evidente l'accordo Lorenzo Marquez sulla gestione della gara, un Marquez che non passa Lorenzo ma che passa Valentino quando vuole, quindi mi sembra un mondiale abbastanza alterato. E io volevo un Lorenzo e Valentino a pari punti che si giocavano il mondiale, quindi è difficile adesso a mondiale finito, ma mi sembra un mondiale molto alterato, un mondiale alterato da Lorenzo Marquez e in realtà sopra di loro. Una vergogna, antisportivi gli spagnoli, basta. Valentino Rossi ha vinto il mondiale e questa è una gara che non ci dimenticheremo mai tutti noi, popolo di Tavuglia. E ho conosciuto della gente meravigliosa qua e è stato bellissimo. La gara, lui ha dimostrato tutto il suo sapere di come ci si comporta nella vita, perché Valentino, la cosa più bella che ha insegnato a noi, a tutti noi, è che non si costruisce un personaggio ma ci si è, sei quello che sei. C'è poco da dire, purtroppo ce l'hanno rubato, va bene così, perché se per i commissari e la direzione gara va bene così per loro, andrà bene così per tutti, però non lo so, sono deluso. Vergognoso. Non è più sport. Non è sport. Marquez e Lorenzo sono stati ingiusti, perché Marquez poteva benissimo superarlo, ne aveva di più, ma non l'ha fatto. È ingiusto. E quest'anno, tifoso o non tifoso, il mondiale se lo meritava Valentino, e sono stati venuti a galla dei boicottaggi palesi e anche in quest'ultima gara squallidi per lo sport e per tutto. Ed è stato un mondiale ingiustissimo, rubato. Sinceramente mi rendo molto triste e penso che il nostro sport abbia fatto una figura bruttissima per tutta la gente che guarda.